Siamo con Michele Mario Elia alla tavola rotonda di Focus sull'ambiente. Allora, Michele Mario Elia oggi è country manager della TAP, il famoso gasdotto delle polemiche, che però si direbbero sopite. Infatti diciamo poc'anzi che adesso TAP, la sigla vera, si scioglie come tutto a posto. Ma è tutto a posto? Beh, non è tutto sopito, è un periodo di tranquillità estiva dove, come sapete o se non sapete, noi garantiamo non esecuzione di lavori per non intracciare quelle che sono le attività del turismo e agevolare il territorio. Nel frattempo stiamo lavorando per completare il quadro autorizzativo che dovrebbe completarsi entro settembre in modo da poter riprendere a ottobre con l'esecuzione dei lavori. Quante autorizzazioni occorrono per esempio per scavare un pozzo, una di quelle infrastrutture fisse tipiche delle fasi costruttive? La prossima fase, che è significativa come avvio di un pozzo di 10 metri per 10 per 10, una piscina profonda, chiamiamola così, servono 14 prescrizioni ambientali. Sono tutte prescrizioni che noi riconosciamo essere valide e che le quali ottempereremo e le realizzeremo nel miglior modo possibile. Non è quello il problema è ricevere le autorizzazioni. È chiaro che è un lavoro immane non solo da parte nostra, ma anche da parte di chi deve valutarle, vagliarle e approvarle. Sono distribuite su più enti, su più uffici, tra il regionale, ministeriali, dell'ARPA, dell'ISPRA, che sono le agenzie dell'ambiente, e delle autorità di bacino, un po' diffuse. Ma nell'insieme comunque si direbbe che gli ultimi ostacoli proprio di natura politica, procedurale, eccetera, siano stati superati. Rimane sempre latente la questione politica e anche nell'atteggiamento del Presidente Emiliano, lui dice: io mi occupo a livello politico, però gli uffici miei regionali devono lavorare e lavorano sul piano tecnico, quindi io mi occuperei della parte tecnica nostra che ci riguarda, lasciando la questione politica ad altre sedi. Ecco, in termini di tempo, che previsione facciamo sull'inizio e la conclusione della consegna di lavoro? È previsto dall'autorizzazione unica che è stata rilasciata nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico la sua validità a fine dicembre 2020. Noi contiamo, da programmi ancora validi, ma che dobbiamo sostenere con grande sforzo, a gennaio 2020 dovrebbe esserci il gas nelle tubazioni. In poche parole, i vantaggi per il sistema paese dell'ultimazione di quest'opera? Ma i vantaggi sono sempre, se uno riesce a guardare quello che questa infrastruttura ti dà. Il problema non è realizzare l'infrastruttura, ma qual è il sistema complessivo che garantisce. Noi in Italia abbiamo 35.000 km di gasdotti già esistenti, gestiti da Snam senza alcun pericolo, nessuna situazione. Noi consegneremo il gas a questa rete, grande rete di distribuzione, per migliorare e consentire tutti quei processi che riducano quello che è il livello di inquinamento oggi dovuto all'uso di altri combustibili, quali il carbone. Comunque nell'insieme un impatto ambientale minimo, i famosi ulivi li trattate bene? Ma come li trattiamo noi non li tratta nessuno, guardi, ci potranno chiamare domani come essere come consulenti, come cura degli ulivi e come risolvere i problemi di tutti gli ulivi del Salento. È un grande dispiacere guardare tutti gli ulivi che stanno morendo lì, perché effettivamente nella zona del Basso Salento c'è una situazione veramente disastrosa. Noi li curiamo, oggi li teniamo in una nursery, proprio. Ci sono lì circa 200 ulivi, tutti coperti da un grande tendone che fa respirare, ma impedisce al batterio della xylella di essere trasportato dalla sputacchina, di attraversare questa protezione. Beh, allora buon lavoro. Grazie. Buon lavoro.